Sì, sono stato molto contento, molto emozionato. E è stato un gol che ci siamo presi e abbiamo saputo difendere il risultato. A livello di fase di non possesso, la partita Mister Finnan l'aveva preparata benissimo per sua stessa missione, per la missione anche del tecnico Morgia. Cosa vi aspettavate e cosa avete incontrato rispetto alle aspettative sul campo? Ma noi sapevamo che sicuramente affrontavamo una grande squadra, sapevamo delle difficoltà e quindi noi in settimana ci eravamo preparati, diciamo, a difenderci in sette e poi, visto che loro sono una squadra che attacca in molti, di ripartire appena si prende la palla, di ripartire in modo veloce, magari come abbiamo fatto sul gol. Fine del girone d'andata, c'è una squadra che vi ha messo più in difficoltà. Qual è la squadra che avete messo più in difficoltà? Un primo bilancio su tutte le avversarie che avete avuto modo di incontrare. Ma secondo noi la squadra che ci ha messo più in difficoltà nel girone d'andata sicuramente è stata. Abbiamo sofferto più di tutti, diciamo, a Poggi Bonze. Lì siamo stati veramente in difficoltà, nonostante abbiamo preso il gol l'ultimo minuto. Però sicuramente, secondo me, la squadra più forte, più completa, secondo me più attrezzata per vincere il campionato, secondo me, è il Siena. Siete dati una spiegazione sul perché non avevate mai vinto in trasferta questo girone d'andata? Ma senti, noi eravamo sicuramente, abbiamo avuto sfortuna, diciamo, come oggi abbiamo avuto fortuna perché il Siena ha preso tre traverse. Nelle partite, soprattutto in trasferta, sicuramente non siamo stati bravi a sfruttare diverse occasioni, magari commettevamo errori in più e poi sicuramente ora col mercato anche di dicembre ci siamo rinforzati con giocatori che sono importanti come Falchini e come Aliboni. Quindi sicuramente il tasso di esperienza è aumentato e vuol dire tanto.